Oggi siamo con Mario Del Corso, abbiamo affrontato il tema fondamentale per un venditore, che è quello dell'entusiasmo, sì. Partendo da Bette, Germandino e tutte le esperienze personali. C'è stato un punto che mi ha colpito particolarmente, forse perché mi risuona anche in parte, che è quello del fuoco. Cioè, del fuoco di paglia per certi versi. Sì. Quindi io, ma ad esempio io, ma tante altre persone, saranno delle persone che magari hanno un livello di entusiasmo molto elevato e a volte tendi un po' a sgonfiarti. Allora com'è, se c'è un segreto, ma non ci sono segreti, c'è soltanto scienza, sì, e tecnica, sì, e qual è il percorso per arrivare a mantenere un livello di entusiasmo sempre, sì, abbastanza? Sì, noi parliamo di entusiasmo controllato, cioè noi tutti parliamo con un entusiasmo naturale, con una graduazione più o meno alta, ognuno ha le proprie caratteristiche. Il problema qual è? Che se noi abbiamo una grandissima dose di entusiasmo, ma non la controlliamo, usiamo spesso l'analogia dei fuochi d'artificio, quindi io mi infiammo per un'idea, mi infiammo per un'iniziativa, come poi questa iniziativa in qualche maniera incontra la minima difficoltà come ogni iniziativa, ecco che l'entusiasmo completamente va via. Allora, qual è la tecnica, se esiste? È di fare in modo che quando io mi entusiasmo per un obiettivo, per un'iniziativa, per un'idea, poi faccio in modo che questa idea finale la rendo piano piano avvicinabile, quindi creo una serie di step di avvicinamento all'obiettivo. Allora, questo mi permette di fare in modo di mantenere costante il mio entusiasmo, perché se io sono entusiasta in partenza, ma poi l'obiettivo rimane sempre lontano, è quasi poi naturale questo. Quindi stai dicendo che devo delineare un piano con, sì, le varie tappe intermedie e tutto il resto. Sì, credo che questo sia un modo semplice, che però pochi fanno, di mettersi a tavolino, dalla testa alla carta, dire io voglio arrivare da 0 a 100, non potrò avere sempre un entusiasmo 100, quindi mi modulo il mio entusiasmo in virtù dei step che devo raggiungere, 10, 15, 20, 25. Okay. Credo che a quel modo lì riusciamo a essere costanti nell'entusiasmo.